Buon pomeriggio a tutti, oggi ci troviamo a Grisolia, questo campo che non sembra molto brutto per la penultima giornata di questo campionato, Grisolia contro la Lazio San Marco. Ecco. Cerchiamo di prendere la migliore. Entrano intanto in campo i giocatori. E la formazione si presenta con un 4-3-3, con in porta il solito Maritato, terzino sinistro Paolo Palermo, terzino destro Luca Iantorno, i due difensori centrali Francese e Fabbricatore, tre centrocampisti Ciriaco, Pesce e Miceli, alla sinistra Perciaccante, punta Greco il capitano, alla destra Trotta. Dando molti complimenti da parte dei tifosi del Grisolia con il fumogeno. Molti complimenti. Si salutano i titolari con le panchine e poi si entra in campo. San Marco che attaccherà da sinistra mentre Grisolia alla destra. Alessa, accendi. Batte allora il San Marco con la punta il capitano Greco. Tornano dagli infortuni Perciaccante e Pesce, che sono fermati Pesce due partite, mentre Perciaccante è stato più cauto in panchina. Inizia qua la partita. Tempo. Grisolia San Marco. Tenuto. Subito rilancio in avanti a cercare Trotta, palla che però non arriva e quindi palla fuori. Il tempo l'abbiamo preso? Sì. Subito rimessa laterale. Rimessa laterale, stavolta rosso-blu, Battaglia intorno con la 2. Palla al centro, cercare Greco che la spizza di testa, ma la palla viene spazzata via. Riparte con la sponda il 16 e poi si va a cercare dalla destra. La trovano. Controlla. Palla per il Lotto. Palla adesso ancora per la fascia a cercare il capitano. Ancora lui la punta, l'11. Che controlla. E poi la palla finisce fuori, rimessa dal fondo, batte Maritato. C'è da spostare una macchina? Batte Maritato in avanti da Greco, ma c'è un fallo a favore del San Marco. Dalla lunetta del centrocampo la va a battere Pesce. Il giocatore più amato dal Grisolia. Batte Pesce lungo in avanti. Trotta non capisce, spazio via la Pesce. E è rimessa al fondo per il Grisolia. Spazio in avanti, centrale di difesa, Fabbricatore, non ci arriva di testa.
ma c'è il fallo e quindi calcio di punizione, battuta velocemente dall'8 verso Palermo, che controlla con il numero 3, col sinistro vicino per Ciaccante, palla fuori, rimessa laterale per il San Marco, batte Palermo in avanti verso Greco che tocca alla piscina di rigore, però è fallo da parte del San Marco, quindi calcio di punizione per il Grisolia dalla difesa. Parte la punizione numero 5 in avanti verso l'11, Miceli anticipa di testa, Fabbricatore in avanti a cercare Totta, lo trova, Totta controlla con il fisico, mantiene palla, si gira, subisce fallo, anzi no, è rimessa laterale per il Grisolia. In avanti dal 15, Pesce riesce a recuperare, gioca dietro verso Iantorno, che controlla con sinistro, spazio dietro col destro, palla ancora lì, Fabbricatore in avanti verso Greco, non lo trova, si riparte da dietro per il Grisolia, in avanti adesso verso il 16, anticipato la Palermo di testa, Trotta non ci arriva di testa e palla per Grisolia con il numero 15 che gioca al centrocampo per il 7. Sette che trova il dribbling su Ciriaco, poi Greco stoppa, palla ancora la Grisolia, adesso per il San Marco, trova il dribbling, calcio di punizione per il Grisolia. Punizione da centrocampo, battuta vicino al 7, sì, palla in avanti, Miceli la trova due volte e poi palla verso Palermo che gioca dietro e Franici spazza via con il sinistro. Calcio di punizione per il Grisolia, l'ennesima. Palla in avanti verso 11 con la spalletta e recupera Trotta che cerca Greco, lo trova, Greco con il fisico cerca di prendere palla ma il portiere la stoppa, palla per il numero 10 che gioca davanti verso l'11, trova il dribbling, corre in avanti, è un 4 contro 4, mette la palla in mezzo alla destra verso il 16 di testa, palla che finisce fuori, fuori. Non era fuori gioco, occasione stupenda per Grisolia che si mangia la prima occasione chiave del match, spazza che ha ritato con la punta verso per Ciaccante, non lo trova e le palla ancora per il Grisolia, per Ciaccante trova il dribbling e poi fa fallo. Quindi altra punizione per Grisolia, sempre dal centrocampo. Voleva battere subito la punizione il giocatore del Grisolia, però lo ferma l'arbitro perché la punizione era da un po' più dietro. Numero 11 in avanti, meritato stoppa. Subito in avanti a cercare Greco che controlla veloce verso Trotta. Trotta corre, poi si ferma, la mette in mezzo, non c'è nessuno, palla che finisce angolo. Fuori, calcio d'angolo per il San Marco. Primo calcio d'angolo del match. Rosso blu. Batte Ciriaco, oggi maglia numero 11 per lui, palla in mezzo, non ci arriva nessuno, okay, mi sei, si è e quindi può ripartire Grisolia con il numero 11 che temporeggia, corre in avanti, Pesce recupera, però palla ancora per il numero 11 e Grisolia che scarica in avanti verso la destra,
destra che fa, trova in mezzo, ha cercato il velo, il numero 11, palla ancora in area di rigore, il tiro parato, è rimaritato. Maritato controlla e spazia in avanti verso Greco con la testa verso Trotta, non lo trova, palla in avanti, Miceli recupera, palla per Greco, ancora Miceli che va a cercare Trotta, lo trova, chiude tutto il difensore e riparte il Grisolia. Il numero 10 trova il dribbling, parla per il numero 11 che prova il tiro ma ferma tutto Fabbricatore e quella sera Ciriaco in avanti per cercare, non si intende con il centrocampista e quindi San Marco regala la palla a Grisolia. In caso di vittoria del San Marco e di un pareggio del Calovete del Roggiano, San Marco sarebbe già vincitrice di questo campionato. Rimessa laterale per il San Marco, batte gli antorni davanti verso Trotta che difende con il fisico, poi palla in mezzo, non c'era nessuno, palla al portiere. Palla in avanti verso il 16 che controlla e c'è fallo. Ancora niente ammonizioni in questa partita, anche se sono stati già diversi falli. Inviata la partita. Campionato. Oddio, non posso. Punizione da una buonissima Mattonella che mette in mezzo il 15, non ci arriva nessuno ma c'è la prima maritata. Maritata in avanti verso Greco con il fisico, cerca la spizzata di testa e poi rimessa laterale per il Grisolia. Intanto comincia a piovere qua dove siamo noi. Laterale battuta verso il 15 che prova con la spalletta a trovare il 10 però non lo trova e quindi rimessa laterale per il San Marco, batte gli antorni. Non ho capito. In avanti Greco controlla, fa fallo il numero 4 Miceli del San Marco, quindi altra punizione per il Grisolia. La batte il numero 3. Il numero 3 batte in avanti verso la seconda punta, il 16, che controlla due volte e poi prova pure il tiro di poco sulla traversa. Aveva fatto tutto bene il numero 16 e poi sbaglia la conclusione. Ciriaco con il sinistro per Ciaccante che recupera palla, trova il dribbling su due, forse subisce fallo ma si continua, tira avanti Pesce, però tiro debole, quindi palla al Grisolia che riparte con il numero 15, si cambia fascia e adesso si va a destra in avanti. Lotto recupera, rimessa laterale per il San Marco. Batte Palermo. Palermo in avanti.
Fabbricatore, difende, palla per Marita perché gioca subito verso Iantorno. Gioca al centro verso Pesce, in avanti, Greco controlla, trova il dribbling e manda per Ciaccante, che non prende palla. Fa fallo e quindi altra punizione per Grisolia. Adesso era la difesa però. Gioca da dietro nel portiere con il numero 12 verso il centrale, con il numero 5 gioca in avanti, Palermo anticipa, poi di nuovo il recupero del Ghisolia, palla in avanti, il 10 si ferma prima, quindi palla per il San Marco, rimessa laterale, e batte Iantorno. In avanti Luceni, ci va di testa, palla per il San Marco, Trotta, c'è un tocco di mani del San Marco, calcio di punizione per Grisolia. No, non è del Grisolia. Qualche battibecco tra giocatore e arbitro, e ammonisce per proteste il giocatore del Ghisolia. Quindi primo cartellino del match per il numero 16, prima protesta e poi dice che non aver fatto niente. Non do, è passata la prima quarto d'ora, il primo quarto d'ora del match. Quindi si continua a giocare, Trotta recupera la palla con il sinistro, si accentra, prova il tiro, parata del numero 12 che alla prima occasione del match risponde pronto. Batte il calcio d'angolo per Ciaccante. Non ci arriva nessuno, quindi ci spazza ancora Ciriaco verso Trotta, senza controllare, mette in mezzo, ci arriva Fabbricatore di prima, palla di molto fuori. Trotta recupera, palla in avanti, ancora del San Marco, Palermo dietro, su Francese, per Ciaccante la palla passa, arriva il tiro di primo, parata Trotta! Vai, 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 vai cazzo, vai, vai! Il capocannoniere, vai! Trotta con la numero 10, 1-0. Scusate la parolaccia, mi è scappata la parolaccia. È arrivato dopo 17 minuti il primo gol del San Marco qua a Grisolia. Trotta. Ha segnato Trotta? Quindi 1-0 per il San Marco, rete di Pietro Trotta. Una respinta, recupera subito palla Trotta. Stavolta con un fallo però, c'è l'arbitro. E quindi calcio di punizione, battuta velocemente verso il 10, che controlla.
gioca in avanti verso il 15 di prima, tranquilo. L'11, il tacco in avanti, non c'è nessuno, francese spazza via. Punizione ora per Ghisolia. Si sente 10, tutto. Ehi, capo. Andò qua qualche tifoso del Ghisolia si diverte a fare casino con Stani e Gege. Palla per il numero 16 verso il 15, che mette la palla in mezzo, non ci arriva nessuno, pesce spazza via, recupera il 10. Palla in avanti, pesce a cercare Greco, non viene trovato. Allora palla. Ci sono purtroppo anche i disturbatori, vedi che c'è quello che sta col clax della macchina. Via, pesce, poi in avanti. Oh! Palla che arriva. È arrivata da noi. Attento che cade. No, in avanti. Magnus, andate qui di là. Palla per il 3. In avanti a cercare il Sergi. Lo trova di testa verso l'11. Non c'è nessuno, Palermo in avanti, Greco con la testa verso Ciriaco, che difende palla, e poi al terzo sinistro Palermo, pesce francese con il sinistro, spazza via verso Greco. Bravo. Che con un colpo di testa con la sponda cerca Perci accanto, rimessa laterale, come si sta più tranquilli senza musica, senza le macchine. Che pace, ragazzi, pace veramente. Recupera pesce per Ciaccante, pesce il tiro fuori, finisce fuori di pochissimo, rimessa dal fondo. Questo rumore della macchina impedisce ai mister di dare indicazione alla squadra, e quindi anche una pecca anche per la sua di squadra. Si gioca, la palla non è andata fuori, palla per l'otto che trova il dribbling, va in avanti, scatta, cerca un compagno, non lo trova, rimessa laterale per il Ghisolia. Numero 11 mantiene palla, cerca, occhio, in mezzo al 15, tira fuori, altra occasione fuori, sprecata, occhio ragazzi. Adesso San Marco sta abbassando un poco la guardia dopo il gol del vantaggio. In avanti, maritato, cerca il velo trotta, poi ci va, palla Ghisolia, il numero 7 spazza via, cerca di coprire palla con la testa, Ciriaco, ci riesce, però palla ancora per il Ghisolia. Il 22 cambia verso la destra, okay, cerca un compagno in avanti o lo trova Ciriaco, ci esce Palermo, ma subisce fallo e quindi calcio di punizione per il San Marco, che si trova in vantaggio di 1-0 con la rete di Pietro Trotta, il miglior marcatore di questo San Marco, che si ritrova primo in classifica, neo acquisto di questo San Marco, è arrivato a ottobre, inizio stagione. Palla in avanti, non attacca nessuno e quindi palla per il portiere. Spazza via allora il numero 12 verso il 16 con Gianni, ma ci arriva Miceli, controlla Trotta di prima verso Greco, l'1-2, Trotta mantiene palla, Trotta cerca il dribbling, trova col sinistro in mezzo, non ci arriva nessuno, sulla respinta,
Lì davanti era fermo, però si butta a terra il portiere, l'arbitro non vede bene. Calcio di punizione per il Ghisolia. Punizione battuta velocemente verso il 7, che cerca il 15 con il tacco verso la sinistra, il 10. Ancora per il 15, un'altra volta con il tacco. Esce benissimo qua il Ghisolia. Palla in avanti. No. 15 il tiro. Mamma mia, parata di Maritato. Grande Maritato. Grandissima parata di Maritato. Occhio ragazzi, occhio. Che si conferma un grandissimo portiere. Nonostante l'età. Che siamo al 20esimo. Ci troviamo al 23esimo minuto. Batte l'11 in mezzo. Ci arriva il 5. Anzi no. Voto 10 per il tuffo. L'arbitro capisce anche che non tuffo, quindi rimessa laterale per il Ghisolia. Anzi no, rimessa laterale per il San Marco. Ian torna. Controfallo. Si parlano i dirigenti del San Marco e l'arbitro con un'altra indecisione. Batte subito il 10, che si richiama palla, va verso il centro, trova il dribbling, palla ancora per il 10, palla in mezzo, non ci arriva nessuno, ci arriva Miceli, che trova il dribbling. Miceli spazza in avanti verso Perciaccante. Bravo. E lo trova. Ci arriva Perciaccante, che trova il dribbling, non lo trova sull'altro Palermo. Oh. Poi ed è rimessa laterale per il San Marco, che sembra essersi ripreso. In avanti so Ciriaco, Palermo, il tacco di Perciaccante, ci arriva nessuno di nuovo. Perciaccante però fischia un'altra volta l'arbitro, un calcio di punizione. Il Ghisolia. Balla per il numero 15. Cerca il terzino sinistro, il numero 3, poi in avanti verso Sergi, ma ci arriva Palermo che anticipa. Miceli in avanti, cercare un attaccante, però non c'è nessuno. Sì, non si sente dopo la diretta, che? Dribbling del centrocampista Ghisolia, però alla fine non misura bene la forza del passaggio, quindi palla che finisce a Maritato, che aspetta il pressing dell'attaccante. Quindi Maritato spazza via in avanti a cercare Greco, non lo trova. Pesce in avanti, quella che finisce nella difesa e San Marco, che intorno spazza via. Palla per il numero 11, che protegge la palla con il fisico. Viene avanti, fuori gioco per il 16, che prova comunque la conclusione, ma aveva già fischiato l'arbitro. Sì, fuori gioco. Indicazioni del mister Ruggero verso Miceli, indica di salire un po' di più. Perché butti a terra? Quindi si riparte avanti. Ciriaco pesce per Ciaccante. Ho vedato il triangolo, perciò Cante trova il dribbling, cerca di cambiare gioco verso Trotta. Rischia un calcio di punizione per l'audace. Allora già San Marco.
la batte il solito francese da quella posizione, con il numero 5. Ennesima partita da titolare, da quando è arrivato ha giocato tutte. Si è dimostrato un grandissimo difensore francese. Allora, in avanti verso Greco, che non ci arriva di testa, palla spazzata dal difensore, ci arriva Iantorno che mette ancora davanti, stop al numero 11, palla ancora per il San Marco, fischia un altro calcio di punizione l'arbitro. Palla per il numero 15, allora, che difende palla verso l'11, altro calcio di punizione. Sì. Non ho capito se ha fischiato la punizione o ha buttato la palla fuori Ciriaco per un gesto di fair play. No, non ha fischiato punizione allora. No. Quindi Fabbricatore verso Palermo che stoppa. Palla dietro verso Francese, Fabbricatore. Di nuovo verso Palermo che stoppa. Verso Pesce. Visione perché dà il vantaggio l'arbitro. Iantorno. Protegge palla Iantorno. No, poi si butta la palla fuori. Intanto vediamo Palermo che è dolorante, gli è stato pestato il piede. Bravo! Ha ricominciato la tromba. Sì. Forse il numero 15 all'indietro verso il 3, anzi il 7, dietro verso il portiere. Il 12, portiere, spazia in avanti verso il 15, lo trova, controlla. Poi questo istro cerca di darla dietro, non ci arriva nessuno, ci arriva Ciriaco e poi di nuovo Grisolia. Difensore che spazza via la palla, non ci arriva nessuno. Anzi, sì, il difensore del San Marco. Fabbricatore contro. Urca, vanne alla miseria, manna. E guarda. Va il tiro parato di Maritato. Vai, grande Maritato, grande Maritato. Grandissimo Maritato nell'uno contro uno. Aveva fatto tutto bene il numero 11, poi si va a perdere sempre nella conclusione. Spazza via Maritato, allora, a cercare un punto di riferimento. Non lo trovo. Palla dietro. Sul portiere. Trentesimo, siamo verso il trentesimo, eh? O no? Sì. Minuto 30.